Niente scuola, niente attività esterne, come per tutti gli altri ragazzi è cambiata anche la vita di 7 giovani ospiti della comunità alloggio per minori La Coperta di Linus che sorge all'interno dell'IPAB San Pietro ad Alcamo di fronte al castello dei Conti di Modica. Vivono all'interno della comunità, nei locali di via Barone San Giuseppe, rispettando rigidamente le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e lo fanno con grande maturità. Quindi nessun contatto con l'esterno. Tra mille difficoltà, la vita in quello che era un orfanotrofio che riportava la denominazione Casa del Fanciullo scorre serena e i ragazzi si stanno davvero confermando straordinari. Tutto il personale, gli educatori, l'assistente sociale, anche in questi giorni difficili, sono comunque riusciti ad organizzare la giornata fra studio e attività, alimentando soprattutto la speranza in un domani migliore per tutti. Ieri pomeriggio tutti quanti, tutti insieme, hanno cantato l'inno di Mameli, rivolgendo lo sguardo dalle finestre verso il castello dei Conti di Modica, il simbolo della città di Alcamo. Inoltre, per stare vicino soprattutto ai più piccoli, ragazzi e operatori del centro La Coperta di Linus hanno preparato in questi giorni alcuni striscioni di speranza e contenente messaggi benauguranti e anche un particolare flash mob reinventandosi cantastorie e leggendo fiabe e filastrocche con gli altoparlanti per tutti i bambini del quartiere. In questi giorni mi guardo intorno e non vedo nulla attorno. Un grazie di cuore a tutto il personale che in questo momento così difficile, ha detto il commissario dell'IPAB Vito Giuliana, svolge con grande senso di responsabilità il proprio dovere. Grazie a tutti i ragazzi per il senso di maturità che stanno dimostrando. Tutti insieme, ha concluso Giuliana, ce la faremo. La Coperta di Linus è un servizio di carattere residenziale rivolto ai minori di età compresa fra i 3 e i 18 anni in stato di trascuratezza, di scarsa cura e igiene di sé, bisognosi di protezione. I ragazzi vengono affidati alla struttura dalle autorità competenti al fine di attivare un percorso a loro tutela. Il servizio di comunità alloggio opera in regime di convenzione con i comuni di residenza dei minori.